La nuova corsa dei mostri è arrivata e io sono pronto a diventare il mostro più spaventoso del mondo. Sì, avete capito bene, il mostro più spaventoso del mondo. Oh mio Dio, mi sto già trasformando. Oh mio Dio, mi sto già trasformando in qualcuno che mi sembra di conoscere qui. Sbaglio, mi sembra di conoscere. Oh mamma mia, c'è un poliziotto. Vattene via, poliziotto. Ti faccio vedere io come si gioca. Io lo conosco sto personaggio. Io lo conosco, questo personaggio è Huggy Wuggy contro Pikachu. Pikachu muscoloso. Mamma mia, beccati sto cazzotto. Se sta un sto calcione sparaclonza. Bello, volatele via nel veleno. Mamma mia, quanto fa paura Huggy Wuggy, ma soprattutto quanto è brutto Pikachu muscoloso. Abbiamo sbloccato l'orso spaventoso. Non ho mai capito se è un orso o un cane. Comunque va bene, il dubbio l'abbiamo già sbloccato a livello 1. Cosa? Ma è così facile sbloccare i mostri in questo livello? Boh, vabbè, comunque, leviamoci sto coso che mi sta dando fastidio. Ah, io ho sbloccato un mostro, ma non posso cliccare il tasto per guardare i miei personaggi perché devo raggiungere il livello 4. Vedete questo tasto? Va bene, significa che arriveremo al livello 4. Ma che succede se becco il rosso? Orca vacca! Ma chi è quello? Oh! Oh, sono diventato una palla rotante! Bella palla rotante, ma io non capisco che mostro sto diventando oggi. Voglio continuare a prendere il rosso e capire cosa mi sta succedendo. No, vabbè, bellissima questa cosa comunque. Ma sono una creatura sconosciuta. Devo fare braccio di ferro contro Frankenstein. Non è vero, 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 ragazzi. Ditemi che tutto questo non è vero. Ho appena fatto braccio di ferro contro Frankenstein. Ma questo è il gioco dei mostri più bello che abbia mai visto. E intanto ci avviciniamo sempre di più a livello 4. Allora, io adesso voglio prendere solo il blu e vedere in cosa mi trasformo, ok? Ok. Oh, sono diventato gigantoide. Gigantoide. Ah, spacco i muri. Bellissimo. Bellissimo. Diventi gigante, spacchi i muri. Levati, poliziotto, che non sei altro. Ti faccio vedere io. È il saltone gigante. Bravissimo. Ora fai così, poi fai così. Divento di nuovo gigante, ragazzi. Colpiamo il poliziotto. Mamma mia, sono enorme. Che cosa succede se colpisco i barili? Niente, perché sono gigante e c'è di nuovo Pikachu. No, questa volta però mi vuole sfidare a braccio di ferro. Maledetto. Guardate quanto è inquietante Pikachu. Ah no, no, non ci credo. Non ci credo, è la lotta dei pugni. È la lotta dei pugni, non è vero. A chi dà lo schiaffo più potente? Tappo, ora. Oh, sputo la strappa. Volatene via. Volatene via con questo cazzotto. Ah, comunque mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Volete ricevere questo cazzotto in casa anche voi per caso? Lo volete ricevere? Beh, se volete salvarvi e non ricevere un cazzotto del genere sulla vostra faccina, vi ricordo di prendere l'album di Nin e Mattine di... Ok, questa era davvero cattivissima. Stavo scherzando. Mamma mia, oh. Oggi sono cattivo. Giocare a sto gioco dei mostri mi fa diventare cattivo. Ma falsa chiotti, vi ricordo che in descrizione trovate finalmente in edicola l'album di figurine di Nin e Matti con lo stesso colore della mia felpa. E un grandissimo saluto a Sara Brundo che ha postato questa foto con l'album di figurine di Nin e Matti. Se volete essere salutati in un video, ricordate di taggarci su Instagram con il vostro album e buona fortuna con il cornetto d'oro. Sushi di piranha, mi trasformerò in un sushi di piranha. Oh mio Dio, oh mio Dio! Ragazzi, c'hanno le armi! Spara laser adesso i poliziotti! Cavolo! Cavolo! Oh, qua la situazione si sta mettendo male. Mi vogliono far fuori, eh. Ho perso un sacco di vita, guardateli. Maledetti. Non ci posso credere. Oh mio Dio, chi è quel coniglio col martello? Oh cacchio, oh cacchio. Qui non si mette affatto bene la situazione. Ma sono minuscolo, perché io sono piccolissimo? Devo schivarlo. Devo schivarlo. No, mi ha colpito. Devo tappare, tappa. No, vabbè ragazzi, ma è gigante rispetto a me. Schiva. Ok, perfetto. Ok, schiva. Ok, perfetto, let's go. Ok, tappa. No, ragazzi, questo livello è difficilissimo. È difficilissimo, il boss è potente. Schiva. Mamma mia, raga, mamma mia. Vai, tappa. C'ho anche il moltiplicatore. Vabbè, dai. Devastato, beccati sto calcio e vola via. Guardate, è così grosso che non è caduto nemmeno nel veleno. Oh, intanto ho sbloccato una parte di un nuovo personaggio che non ho idea di chi sia. Non l'ho mai visto quel braccio, sinceramente. Voi l'avete mai visto? Vabbè, comunque abbiamo sbloccato la parte dei mostri. E questi sono i mostri che ho a disposizione. Ah, ho sbloccato una parte di questo, oppure ce l'ho già questo? Boh, proviamo ad utilizzarlo, vediamo che succede. Il coniglio maledetto pasquale spaventoso.
Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, dobbiamo prendere solo il blu perché il rosso sennò ci fa trasformare in cose strane. Qui ho delle ali, posso volare? No, vabbè, che bellezza. Bellissimo. Ok, vai avanti. Dai che dobbiamo arrivare al livello 10, è importantissimo. Attenzione che the floor is lava, eh. Attenzione che the floor is lava. Au, levate. Ok. Oh mio Dio, ma quello è un minion. È un minion gigante. No, 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 fa paurissima. Il minion gigante fa paurissima. Combattimento classico contro di lui. Beccati questo. Mamma mia, il minion muscoloso fa paura quasi quanto il nostro amichetto no, che è SpongeBob? Pikachu volevo dire. Voi avete mai visto SpongeBob? Scrivetemelo nei commenti. Allora, voglio cambiare mostro e se permettete io tornerei alle origini col king dei mostri. Aghiwaghi, sì, lui è cattivissimo. Voglio vincere una partita con Aghiwaghi. Cos'è questo per due? Ah, mi dà doppi punti. Ma io cosa ci faccio con i punti ora che ci penso? Boh, vabbè. Comunque, la faccia di Aghiwaghi già c'è. No, ho colpito un muro. Ho colpito un muro, mi son fatto malissimo. Cavolo. Oh no, c'è una tigre spaventosa. C'è una tigre spaventosa che vuole fare braccio di ferro con me. Oh no. Ah no, 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 è la gara degli schiaffi. Boom. Spa-pum. Ok, molto bene. Gli ho fatto malissimo. Vediamo lui che schiaffo è in grado di darmi. Oh, mamma mia, questa era molto molto forte. Ma mai quanto il mio. Let's go, Aghiwaghi. Fagli vedere chi sei. E abbiamo sbloccato una parte di un nuovo personaggio. Questo è Frankenstein. Questo è Frankenstein. Poco ma sicuro. Ma mi potete dire gentilmente proprio a cosa servono i soldi? Cioè raga, ok, vedi? Ci sono questi due personaggi, questi due personaggi qua che sto cliccando, che si... c'è qua 4.000 euro per un solo pezzo di corpo. Mamma mia, qua dobbiamo tryhardare. Qua dobbiamo giocare come dei matti. Allora, fammi rimettere il cappello che qui è un casino. Allora, voglio provare a fare il livello solamente personaggio rosso e vedere che succede. Voglio vedere in cosa mi trasformo se divento rosso. Oh, oh, oh. Ma se divento rosso posso avere parti del corpo che non ho ancora sbloccato, tipo quella di Pikachu. Guardate, ho il corpo di Pikachu. Non ci credo. Ok, continuiamo con rosso che voglio vedere. Oh, sto per morire però. Oh mio Dio, sto per morire. Sto per morire, fortunatamente sono ancora vivo. Ma che mostro sono? Ho il corpo di Pikachu, la faccia del cane robot. Oh, devo tappare velocemente. Braccio di ferro, braccio di ferro, braccio di ferro. Mamma mia, sono un campione nel braccio di ferro comunque. Guardate che mostro ho creato, fa paura sto mostro. Attenzione, abbiamo un premio a disposizione. E in una di queste casse potrei trovare Pikachu. No, vabbè, ti prego, fammi trovare Pikachu. Fammi trovare Pikachu. 130 euro, ma chi li vuole i soldi? Proviamo al centro. Oh, ho sbloccato una parte. Ho sbloccato una parte di Pikachu. Non ci credo, non ci credo. Clicchiamo questo qui in basso. Ah, solamente 70 euro. Ok, non so se avrei potuto trovare Pikachu intero. So solo che una parte del corpo l'abbiamo trovata, quindi siamo stati molto fortunati. Adesso però andiamo avanti perché per quale motivo qua mi fa mettere direttamente due gambe? Ok, ho preso due gambe di un personaggio fatto di soldi. Ragazzi, perché le mie gambe sono fatte di soldi? E perché anche le mie braccia sono fatte di soldi? Ma questo è un livello bonus. Credo che questo sia un livello bonus. Guardate, sono un uomo soldi. Sono un uomo soldato. Ah, soldato, capito? Soldiato, soldato. Devo spaccare una cassaforte? Una cassaforte piena di soldi? No, vabbè, ma sto gioco è fuori di testa. Bellissimo. Sono ricco. Sono ricchissimo. Ok, basta per ora. Cambiamo personaggio. Voglio utilizzare il cane. Vogliamo usare il cane? Sì, dai, usiamo il cane cattivissimo. Barra orso. Non so manco io se è un cane o un orso. Ancora non l'ho capito. Dai, che dobbiamo arrivare a livello 10. Il prossimo è livello 10. Schiamo il poliziotto. Attenzione, che sono usciti degli spuntoni spaventosissimi. Qui non beccare il muro in faccia che ti fai male, piccolo orsacchiotto mio. Schivata del poliziotto. Oh no, oh no. Chi c'è là in fondo? No, 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 ragazzi, state vedendo quello che vedo io. Cavolo, 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 cavolo. Quello è Squid Game. Oh mio Dio, devo combattere contro Squid Game, contro la guardia. Beccati questo, beccati questo. Beccati sto calcio, beccati sto pugno. Boom. Mamma
mia, mi stava per far fuori. Mi stava per far fuori Squid Game. Che paura. Meno male che ce l'abbiamo fatta. Meno male che ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Che spavento. Bene, bene, bene. Procediamo. Procediamo così. Attenzione che c'è una salita. C'è una salita. Oh! Fortunatamente divento gigante che spacco tutto. Ah no, faccio la rotolata sgravata. Vai così. Vai così. E adesso divento invincibile però. Anzi no, di nuovo rotolata. Oh no, oh no, mi sta aspettando qualcuno al braccio di ferro qui. Mi sta aspettando qualcuno al braccio di ferro. Ok, vai. Oh, no, 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 no. Sta riuscendo a resistere. Adesso ti chiudo io. Sei vittoria del Mattison, s'il vous plaît. Mattison, guardalo. Ma chi è che c'ha un vestito del genere? Quale mostro ha un vestito del genere? No, scusatemi, ditemelo perché io sinceramente non lo so, Sinceramente non ho la minima idea. Vabbè, comunque, allora, mostri. Cambiamo mostro che mi sono rotto le scatoline. Ma qua ci sono altri mostri. Ah, una volta che sblocco un pezzo di mostro, poi posso comprare delle parti. Ok, ho capito. Va bene, mettiamoci i Wagi Wagi, che qui mi fa paura. Però sinceramente questo livello vorrei farlo prendendo solo cose rosse che mi fanno sbloccare personaggi mai visti prima. Vediamo un po'. Attenzione, divento gigante. Boh, sono Frankenstein. Pom 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 pom. Chissà di chi è quel braccio nero oscurissimo, mamma, spaventosissimo. Guardate che piedi ho, tutti sconosciuti, ma questo è il corpo della bambola di Squid Game. È il corpo della bambola di Squid Game, ragazzi. Ma poi chi è quel piede in basso a sinistra rosa? Di chi è quel piede? Vabbè, stanno succedendo cose incredibili. Cose incredibili, sono un mostro stranissimo. Sono una bambola di Squid Game coniglietta. Vai così, beccate questo, schiaffo. Mi fa troppo ridere quando il personaggio dà gli schiaffi. Pom! Guarda, non mi ha fatto niente. Io l'ho distrutto e lui non mi ha fatto niente. Devastato. Uffa, però, quando sblocco altri personaggi mi sto stancando io. Oh no, ci sono di nuovo le guardie col cannone. Buttati in acqua che fai meglio. Guarda che questo mi insegue. Mi ha colpito. Mi ha colpito. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi, sto per morire. Raga, sto per morire. Un'altra cosa che mi colpisce e sono morto. Oh no, aspettate un attimo. Ma quello è Venom? Quello è Venom? Oh, oh, ragazzi, quello sembra Venom. Un cattivissimo, spaventosissimo. Io sono... No, questo è il mega boss. Porca miseria, schiva. No, ragazzi, sono minuscolo. Sono minuscolo contro Venom. Sono un mini Huggy Wuggy che deve far fuori Venom. Oh mio Dio, no, 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 questo è cattivissimo. Oh, schiva. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ok, ok, vai, 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 vai. Boom. Molto bene, molto bene. Stiamo andando alla grande, stiamo andando alla grande. Ora ti faccio vedere io. Moltiplicatore massimo. Sì, boom. Sconfitto. E qua ci becchiamo pure un po' di soldini, secondo me. Ah, niente di che, vabbè, niente di che. Stiamo andando alla grandissima, ma non abbiamo abbastanza soldi per poter comprare delle parti del corpo, probabilmente. Quindi, niente, mi toccherà continuare a giocare. Vabbè, tanto stiamo andando bene. Qua dobbiamo arrivare assolutamente al livello 20, Obiettivo raggiungere il livello 20, ricordandoci che Lin e Mattis Games è il canale in cui l'obiettivo è completare tutti i giochi più stupidi del mondo. Sì, avete capito bene. E quindi l'obiettivo qui è arrivare per forza a livello 20. Mi sembra scontato, mi sembra giusto così. Giusto così, vai così. Vai Mattison, s'il vous plaît. Vai così. Mamma mia, no, no! Ma dai, ma non è vero! Non sono stato colpito dal martello! Dai, non ci credo, non è vero però! Ma dai, ma no! Non posso ripetere il livello così! Non posso! Dai, vabbè, vabbè, dai, facciamo finta di niente! Facciamo finta di niente! Facciamo doppia schivata del poliziotto! Ci prendiamo le ali e ci prendiamo tutti questi bellissimi potenziamenti per noi che ci ridanno la vita! Attenzione al poliziotto! Dobbiamo stare attenti a quel martello! Ti one kill. Cioè, praticamente, se tu vieni colpito dal martello, non perdi vita. Muori direttamente. Muori direttamente. Ora l'ho schivato. Oh no, c'è il boss minion. C'è il boss minion. Aiutatemi, vi prego. Il boss minion mi fa paurissima. È bruttissimo. Guardate quanto è brutto. Guardate quanto è brutto. Meno male che sono forte. Meno male che sono forte. Gli do il calcion finale. Che bellissimo.
direttamente dentro al veleno. Intanto abbiamo sbloccato una nuova parte del corpo che mi sembra proprio quella della guardia di Squid Game. Non so se l'avete vista, ma secondo me sembra proprio lei. Intanto vediamo se possiamo sbloccare qualcosa. Niente di niente. Io mi rimetto il mio aghiwaghi di fiducia, sinceramente. E prepariamoci a vincere sto livello. Vai, sto livello facciamocelo tutto con corpi a caso. Attenzione, ho il corpo di un coniglio e ho il braccio di Venom. Ma cosa? Non ha senso. Oh, oh, ok. Attenzione al per due. Ho la faccia del coniglio robot, però. E ho invece la gamba rosa. Non so di chi è questo personaggio. So solo che mi sto facendo malissimo da solo. E abbiamo un braccio di Pikachu. Anzi, no. Ma questo è il braccio del Minion. Guardate, abbiamo lo stesso braccio, raga. Ci daremo lo schiaffo con lo stesso braccio. Boh! È troppo divertente questa cosa. Dai, schiaffeggiarmi. Oh, che botta. Ma adesso subirai la botta finale. Oh, dal mostro inesistente, dal mostro più strano del mondo. Ma io rivoglio il livello bonus che mi trasformo nel mostro dei soldi. Quello è troppo bello. Siamo a livello 15, dai. Il livello 15 è un livello speciale. Magari c'è qualcosa. Oh, cacchio. Ma cosa sono queste? Oh, attenzione. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, quelle asce volanti fanno abbastanza paura, devo essere sincero. Non posso assolutamente prenderle. Aiuto, aiuto, aiuto. No, mi sta di nuovo aspettando il boss minion. Che palle. Però basta con sto boss minion. Mi sono rotto le scatole, Mi sono proprio rotto le scatole. Eccolo là, eccolo là. Va bene. Braccio di ferro contro di te. Ti faccio vedere io chi è il campione. Io sono Aghiwaghi e nessuno può battermi. Nessuno. 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 E di chi è quella gamba? Ah, è di Venom, eh? Abbiamo Venom, 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 Venom. Livello 16. Oh, sì, è il livello dei soldi. È il livello dei soldi, raga. Sì. Oh, oh, ma cosa sono queste sbarre? Che figo. Che figo, mi appendo alle sbarre. Guardate l'uomo soldi. Guardate l'uomo soldi. Oh, yeah. A livello 16. Vai così. Uomo soldone. Bello mangione. Mamma mia, interessante questa situazione, eh. Davvero interessante questa situazione. Vai così che diventiamo l'uomo più ricco del mondo. Diventerò l'uomo più ricco del mondo. E c'è anche una chiave. La devo prendere, la devo prendere. Molto bene. E adesso cassaforte a noi due. Pam 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 pam. Clap clap. Pam pam. Oh, big money per me. Big money per me. E adesso sì che ne abbiamo fatti tanti di soldi. Oh, posso sbloccare il coccodrillo robot. In basso a sinistra, ti prego, dimmi che in basso. Ah, dai, voglio il coccodrillo robot. Centro? Niente, niente di niente. E andiamo a sinistra. Sì, ho sbloccato un pezzo di corpo del coccodrillo robot. E vai alla grandissima col pezzone del coccodrillo robot. Mamma mia, qua ci stiamo sbloccando un sacco di cose. Siamo anche a livello 17 e... oh oh, c'è qualcuno di rosa lì in fondo. C'è qualcuno di rosa che non ho mai visto prima lì in fondo, ragazzi. Un nuovo boss. Quello è un nuovo boss, quello è un nuovo boss. Lo devo assolutamente far fuori. Guardala, la pulcina. Ah, ecco chi ha la gamba rosa allora. È lei. È lei con questo calzino rosa, vedete? È la pulcina. La pulcina che si becca un bel colpo finale da Aghiwaghi. Proprio lui. È Aghiwaghi. È proprio lui. Sì, sono diventato anche un cantante oggi. Non lo sapevate? Guardate come rotolo. Rodola, rodola, rodola. Oh yeah, che rotolamento bestiale. Vai così. Vai così che c'è Pikachu pronto a sfidarmi al braccio di ferro della morte. Vai così. Sono pronto, Pikachu. Ti faccio vedere io. 3, 2, 1. Tappa, 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 tappa. E la vince così. Ma è troppo facile per il Mattison, si vuple. Che dire, falsacchiotti, cliccate in questo momento sullo schermo, che sicuramente ci sono dei video che non avete visto. Quindi scegliete quello che volete e noi ci vediamo in quel video. Mi raccomando, ci vediamo anche in edicola con l'album di Rin e Matti. Stanno finendo, quindi affrettatevi a prenderlo.